Basically. Well, mine is just non-existent. You're gonna have a lot of work to do. E buonasera, benvenuti al sesto incontro in galleria sulla fotografia. L'argomento trattato oggi è i mille volti della fotografia d'autore, moderato da Gillo Dorfles, docente di estetica all'Università di Trieste. Parteciperanno Ettore Sozzas, Peter Beard, Giovanni Gastel, Mario Giacomelli, Ferdinando Scianna e Franco Fontana. La parola al professore Dorfles. Grazie. Bene. Non sapevo in realtà che cosa ero venuto a fare, cosa sarei venuto a fare qui. Ossia, pensavo che la presenza di fotografi così illustri naturalmente mi impediva di fare un discorso sulla loro opera, che oltretutto conosco solo troppo superficialmente, e anche di entrare nel merito di una disciplina, chiamiamola così, così complessa come la fotografia, di cui io non sono un rappresentante, anche se nella mia vita ho fatto qualche fotografia. Ma penso quindi che forse la cosa migliore è che dica quello che io penso della fotografia come arte, perché questa in fondo mi pare che sia anche il tema più o meno. I mille volti della fotografia d'autore, dicendo d'autore si intende che la fotografia d'autore è qualcosa di diverso, di più, di meglio di una fotografia non d'autore. Bisogna poi vedere che cosa significa fotografia d'autore. Ora, io ho sempre difeso la fotografia come arte, non nel senso che la fotografia è sempre arte, ovviamente, ma nel senso che la fotografia può essere arte, come del resto succede con la pittura. Non è che basta con un pennello tracciare delle linee, dei colori sopra una tela per fare l'opera d'arte. Anzi, diciamo pure che tre quarti delle volte quello che risulta dalla fusione del colore con la tela o da qualsiasi altro tipo di manipolazione è tutto fuorché arte. L'arte viene fuori, diciamo, si sprigiona dalla tela o dal blocco di marmo solo pochissime volte. E così succede con la fotografia. Quando diventa arte la fotografia? Anche questo è un problema che è stato discusso moltissime volte. Molti credono che dipenda esclusivamente dal caso, molti pensano che dipende esclusivamente dall'occhio del fotografo oppure dai meccanismi, dalla tecnica, dalla tecnologia applicata allo sviluppo della fotografia. È vero, sono vere tutte queste tre cose, ma solo parzialmente vere. In altre parole, è vero che la cosa fondamentale è la visualizzazione, cioè il modo in cui il fotografo, chi scatta la fotografia, ha la visione di quello che lo scatto produrrà. E questo naturalmente attraverso l'esercizio, la tecnica, la lunga pratica, finisce per diventare qualcosa di vero. Per cui il grande fotografo, l'autore, come detto qui, sa molto spesso quello che va a fotografare, quello che intende riuscire a far risultare dallo scatto del suo obiettivo. Però sappiamo che molto spesso la fotografia d'autore non è solo questo, ma anche la manipolazione successiva, contemporanea o in uno o più tempi che viene fatta dal materiale fotografico. Quindi tutti gli infiniti ritrovati tecnici, chimici, scientifici, i viraggi, le sovrapposizioni, i doppi scatti, non sto certo a dire tutte le varietà tecniche di cui io so soltanto
l'ABC. Ebbene, molto spesso la fotografia d'autore, la fotografia che colpisce, che stupefà, che immediatamente si pone come qualche cosa di diverso e di più di un semplice scatto di una macchina fotografica, per quanto perfezionata, è dovuto al trucco, diciamo così, ossia alla sovrapposizione, al viraggio, alla solarizzazione, a quegli artifici tecnici che aggiungono qualche cosa alla semplice fotografia e la fanno diventare qualche cosa di diverso. E allora qui ci sarebbe da affrontare il difficilissimo discorso: dobbiamo considerare queste fotografie d'autore come un unicum oppure qualche cosa di ripetibile in serie come qualsiasi fotografia? Si può ammettere che esista un unicum fotografico come esiste un unicum pittorico? Sono sempre riproducibili le fotografie realizzate con questi artifici tecnici, eccetera, eccetera. Ma poi c'è un'ultima osservazione che vorrei fare e che non farà piacere agli amici qui presenti, e cioè che molto del, un po', non diciamo molto, ma abbastanza del valore artistico in una fotografia non è dovuto al fotografo, non è dovuto alla tecnica, non è dovuta alle sovrapposizioni o agli artifici, ma al caso. Effettivamente il caso, ossia quel quid di indeterminato e di imprevedibile allo stesso fotografo sperimentatissimo che c'è in ogni fotografia, alle volte fa sì che ne esca la fotografia d'autore. Io nel mio percorso fotografico quasi inesistente ricordo 30 o 40 anni fa di aver scattato una fotografia durante il crepuscolo in un binario di treno che andava scomparendo all'orizzonte, insieme a mille altre fotografie, eccetera. Questa fotografia, per conto mio, era un capolavoro. Credo che ancora oggi la considero un capolavoro, ma non era merito mio, assolutamente, a parte quel tanto di attenzione all'inquadratura, all'ora del giorno, eccetera. Era l'equivoco del fortuito, era l'aleatorio che si univa alla volontà di chi scattava per riuscire a compiere il miracolo, diciamo così, dell'opera artistica fotografica. Ma detto questo, credo che dovrei passare subito la parola agli amici qui presenti che sanno tutto molto molto meglio di me e possono precisare tutto molto meglio di me. L'unica premessa che vorrei fare ancora è dire che qui abbiamo per esempio un grande fotografo come li nomino non per ordine alfabetico ma per come li ho segnati qui fortuitamente. Abbiamo un grande fotografo come Ferdinando Scianna con tutta la serie delle sue fotografie fatte per l'Europeo, tanto per citare soltanto una delle cose più note, ma non so, i suoi paesaggi di Praga, degli Stati Uniti, quindi fotografie di tipo resa della realtà trasfigurata, possiamo dire. Abbiamo un fotografo come Giacomelli, che a parte il suo divertimento delle tazzine Indy, che ora gli hanno dato un quarto d'ora di celebrità non fotografica, è notissimo per non so, fotografie come La notte lava la mente, per esempio, che sono un ciclo certamente notevole, oppure le antiche fotografie Vita all'ospizio, e quindi scene di vita, diciamo, vissuta. Oppure abbiamo un fotografo come Franco Fontana, chiaramente visibile per la sua cravatta rossa. Colorata. Eh?
distinguibile solo, per solo per quello distinguibile nell'anonimato. Fontana, insomma, anche non lì non ha mai fotografato l'arcobaleno in bianco e nero. Le fotografie degli Stati Uniti, le fotografie dei paesaggi, ma fotografie anche queste sempre trasfigurate, perché diceva una cosa lui che si era distratto un attimo, perché sono fotografie dove il paesaggio diventa un'altra cosa, dove i colori si trasformano in fenomeni astratti, eccetera eccetera. Idem possiamo dire per Ettore Sottas. Anche nel caso di Ettore Sottas la fotografia è una architettura trasfigurata, se vogliamo, o perlomeno, o forse meglio, Ettore, che è un architetto, che è un designer soprattutto, si è servito molte volte della fotografia come collaboratrice, cooperatrice di quella che era la sua attività di disegnatore, di designer, di architetto e anche a suo tempo di pittore. E così Peter Bird, tutto il suo ciclo africano naturalmente, ha dato una visione di quel continente, di questi suoi viaggi, indiscutibilmente eccezionale per l'atmosfera ricreata con queste fotografie, perché appunto il fatto di riuscire a creare un'atmosfera particolare di quella che è una realtà anche, diciamo, obiettiva, è una delle cose fondamentali di una fotografia d'autore. E ho lasciato per ultimo Gastel, perché proprio l'altro giorno ho visto la sua mostra, e Gastel direi che è un esempio tipico di come, di quello che dicevo prima, di come la fotografia si possa trasformare in qualche cosa d'altro, manipolandola in un certo modo. Molto spesso la fotografia di Gastel diventa opera d'arte concettuale o diventa addirittura opera surreale, ossia la fotografia che sempre attraverso il mezzo fotografico diventa però qualche cosa d'altro, ossia il fotografo che si serve della fotografia per fare un'opera concettuale, un'opera surreale, oppure un fotomontaggio ambiguo che con la realtà non ha più altro che un legame molto tenue, ma che è un'opera a sé stante. E ora credo che la cosa migliore sarebbe se ognuno di voi dicesse perché e che cosa secondo voi differenzia la fotografia normale da quella, tra virgolette, d'autore, e cosa avete mirato a fare con la vostra fotografia. Vogliamo cominciare con Ettore? Vuoi dire due parole? Io non c'entro niente, chiedete. No, sono un po' imbarazzato perché c'entro molto poco, cioè, come tutti sapete, non sono un fotografo, come si dice, professionista, e come hai detto tu poco fa, faccio fotografie da quando ero ragazzo, credo per due o tre ragioni. Una, perché ho un tremendo senso della morte e quindi già da ragazzo cercavo di fissare tutto quello che mi succedeva intorno con un sistema un po' scemo che è quello della fotografia, ogni tanto, voglio dire, però è un sistema come un altro sistema è collezionare. Collezionavo cartine d'arance, per esempio, collezionavo biglietti del tram quando ero ragazzino, avevo quest'ansia di, come dire, fissare quel continuo movimento esistenziale che sentivo mi circondava continuamente e continuava a passare. Più tardi, certe volte, avevo bisogno di comunicare o un oggetto che avevo disegnato o un'architettura, comunicarla come io pensavo che andava comunicata. Per cui ho dovuto imparare a fare fotografie perché trovavo che i fotografi, vari fotografi, non importanti, non famosi, non entravano nel problema. Per esempio,
se si tratta di fotografare una ceramica o un sasso, che so io, non entravano dentro nella ceramica, stavano fuori, mettevano in la macchina e facevano la fotografia della ceramica. Ma certamente nei riguardi degli oggetti o delle architetture non avevano quella cura che per esempio oggi hanno nel fotografare un vestito con le sue stoffe eccetera, o meglio ancora il sedere di una ragazza e cose di questo genere. Poi in più fotografare piano piano era documentare semplicemente quello che potevo vedere, muri, rocce, texture di tipo vario e così via, luci radenti o no, dimensioni, proporzioni, architetture di altri e così via. Per cui le ragioni per cui ho fotografato sono tutte meno che ragioni, diciamo così, di tipo professionale, nel senso che un professionista fa una fotografia per appoggiarla nel mondo circostante. Per me la fotografia faceva un cerchio chiuso, tra me girava e tornava a me. Poi a un certo punto, non so come, mi sono accorto che certi pensieri e anche certi modi di immaginare il mondo, la società, eccetera, eccetera, potevano essere manifestati soltanto con la fotografia. La guerra in Vietnam, per esempio, o si scrive un bel romanzo o si fanno dei reportage più o meno drammatici, e posso, la fotografia effettivamente, più che qualsiasi altro sistema di comunicazione, può dare delle emozioni profonde e uniche. Questo riguarda anche pensieri di altro genere. Per esempio, non so, a un certo punto mi erano venuti dei pensieri che riguardavano proprio il design, il senso del design, e ho fatto una serie di costruzioni in giro per i deserti, le montagne, eccetera, con un significato metaforico, e le ho fotografate. Quindi voglio dire, è giusto questo titolo qui, che non mi ricordo bene com'è, ma che i vari aspetti della fotografia, perché le ragioni per le quali uno fotografo, le ragioni per le quali uno guarda le fotografie, le ragioni per le quali addirittura si collezionano fotografie e si aprono mercati possono essere numerosissime. Questo numerosissimo fa anche parte, secondo me, di un atteggiamento generale del mondo, della nostra cultura, che è una cultura di consumo permanente, di movimento permanente. E quando Gillo parla di arte, faccio un po' di fatica a pensare all'arte, cioè non riesco più a pronunciare questa parola quasi quasi, perché l'arte stessa per me è un fenomeno provvisorio, fragilissimo, che passa col tempo, può durare un po' di più, può durare un po' di meno, ma che consumiamo continuamente come consumiamo tutto quello che ci circonda e quello che facciamo. Allora, io ho detto queste cose, spero che servano a qualche cosa. Grazie tante. Certo. Sappiamo che definire che cosa è l'arte e cosa non è, è una cosa che è meglio non toccare. Diciamo semplicemente, una fotografia che non è solo pura fotografia, ma è qualche cosa di più. Fontana? No, là, riferendomi alla fotografia d'autore, come dicevi, cioè, la fotografia è chiaro, a 360 gradi si può fare in tanti modi. L'autore, tra virgolette, interpreta una realtà reinventandola, quindi dà invenzione a quello che testimonia, no? Fa vedere le cose che si conoscono in un modo differente da quello che si immaginava che fossero. Quindi fa sua una determinata realtà, diventa un'astrazione, astrazione non come in pittura, perché non si può parlare di astrazione in fotografia ma solo in pittura, perché la pittura ha una tela bianca, quindi uno mette cose che non ci sono, invece il fotografo prende, è legato sempre con cordone umbilicale al soggetto, quindi se io voglio fotografare, non so, il mare, adesso devo andare su e andare al mare, no? Se io voglio fotografare una montagna, devo andare in montagna, cosa che non fa un pittore, quindi io devo sempre avere un contatto con la realtà.
al contrario di altre discipline artistiche, di fatti dico sempre che se mi danno l'ergastolo rimango fottuto, non posso più fare fotografia. La cella. No. Allora, l'autore, quello che inventa, cioè che significa che ha un suo modo di esprimersi, un suo stile, inventa, chiamiamolo tra virgolette, una forma, e dentro alla forma poi gioca con i vari stili. E io non mi ritengo un professionista, mi ritengo ancora così un fotoamatore tra virgolette, perché non mi sono limitato a specializzarmi nel paesaggio, nel nudo, in tante altre cose, ma cerco sempre di diciamo morire quotidianamente per rinascere tutti i giorni, e per non cercare di ripetermi, perché tutto quello che è ripetitività è morte. O se no uno fa il verso a se stesso: se io adesso mi metto a fare paesaggio faccio il Franco Fontana, no? Faccio un dettato di quello che è stata una mia invenzione, tra virgolette, poi ognuno la prende col beneficio d'inventario. Quindi l'autore si distingue dal fotografo, perché siamo tutti fotografi come siamo tutti pittori o tutti scrittori, no? Il fotografo può fare il commento, cioè va a fotografare uno sciopero, va a fotografare la guerra, va a fotografare tante altre storie, no? Quindi fa una cronaca degli avvenimenti che succedono intorno a lui. L'autore invece reinventa questi avvenimenti, li usa a pretesto per testimoniare il suo mondo, la sua sensibilità, no? Ne approfitta di questa situazione esterna per documentare quello che è il suo patrimonio, diciamo, la sua cultura o la sua sensibilità. Quindi si può fare cronaca, si può fare poesia, si può fare letteratura. Con lo stesso alfabeto si può scrivere, non so, una sfilata di moda, e si può scrivere l'Amleto di Shakespeare. L'alfabeto è lo stesso per tutti, dipende da come uno mette giù le parole. Quindi l'autore si distingue da questo, che nel bene e nel male arriva ad avere una sua identità, poi arte o non arte, quello saranno i posti a darla, no? Ma nell'attimo stesso che uno riconosce nell'autore un suo modo di esprimersi, gli ha già dato quello che gli doveva dare. Cioè uno può guardare i miei paesaggi e gli dice: ah, quello è un paesaggio di Fontana, anche se non l'ho fatto io, ma nell'attimo stesso che mi testimonia come un'identità che io ho inventato, poi che gli piace o non gli piace, il problema io lo trasferisco a lui, no? Citando gli orientali, che se te non piace la mela rimane mela, il problema è che di chi mangia la mela alla fine. Le storie stanno in questo senso. Io ho cercato così, nel bene e nel male, di rinnovarmi, non prendendo il latte da nessuno, cioè non ho importato nessun tipo di cultura, no? Sono così una specie di nomade. Cioè, ho sempre fatto e testimoniato, come penso sia lo stesso Mario, un mio modo di vedere le cose, e poi mi metto a vostra disposizione, e chi ne gode vedendole sono felice, e chi invece non ne gode mi dispiace per lui. La storia è qua, in poche parole. Il colore l'ho scelto, no, come fatto, come ho detto. Esempio, qui ormai ci troviamo di fronte, diciamo, al quadro astratto, il contrasto tra questo rosso e questo blu. No, astratto non è astratto, oppure, cioè l'obiettivo registra comunque, ossia, una realtà, del, no? Per il paesaggio vero e proprio rimane molto poco. Perché è un'opera, ossia, chiamiamo, è di cancellazione. Pretesto. Io cancello, sì, cancello, cioè, in favore, cioè, di un'elezione. È un pretesto, sì, ma difatti non ha un'identità descrittiva. No, no. È il paesaggio, tra virgolette. Sì. Difatti qua c'è... Certe fotografie sono state usate così fuori da ogni... Questa qui l'ha usata il Ministero della Cultura francese, quindi c'è dei francesi qua? Sì? Sapete che i francesi sono tosti, eh? Hanno le donne più belle, il pane più buono, i letterati più bravi, hanno tutto loro di meglio, no? Quindi che abbiano scelto una foto così, il paesaggio italiano, ma questo non vuole dire niente, il fotografo italiano scrivendo sopra per la diffusione del pensiero francese. Quindi è fuori da ogni tipo, pur la diffusione del pensée français, questo significa che questa non è più una fotografia, no? È un'immagine così, fuori dalle regole descrittive, cioè diventa licenza poetica. Quindi la fotografia è soltanto un modo per chiamarla, diciamo. E poi un'altra, giusto quando hai citato il caso è importantissimo. Sì. Sì, però sì, non sì. Deve rimanere caso, anzi il caso è quello, no, che ti fa rinnovare, deve diventare, essere capito e diventare motivo di lavoro.
perché solo attraverso il caso che tu ti rinnovi, no? E quello che non sai sono le radici, quello che non vedi è più importante di quello che si vede, perché quello che si vede è in funzione di quello che non si vede, che sono le radici, il nostro sotterraneo, il nostro io, chiamalo come vuoi, ma è da vomitare, diventa difficile. Sì. Allora... Ma perché la fotografia, le fotografie, no, mi sembrava che quando mi è stato proposto e del resto il tipo di tavolo che è stato composto è fatto per questo, no? Le fotografie, non la fotografia, ce ne sono tante. E poi parlare di fotografia è diventato difficilissimo, perché i luoghi comuni si accavallano in maniera vertiginosa, non si è riusciti mai a quagliare delle cose sulle quali siamo già tutti d'accordo. Per esempio, è assolutamente impressionante si debba ancora, a 150 anni dall'invenzione della fotografia, cominciare tutti i discorsi sulla fotografia, su sarà arte o non sarà arte. La mia formula, francamente, è: la fotografia non è arte, peggio per l'arte. E poi in questo momento non si parla d'altro, perché c'è un problema di etichette, di status sociale. I critici di fotografia, caro professore Dolfres, sono dei tipi sofferenti, perché della fotografia non gliene fregava niente a nessuno sino a ieri, dei fotografi già poco, si figuri di quelli che scrivevano di fotografia, insomma, no? Per cui invece, se la fotografia diventa arte, quello che scrive di fotografia diventa critico d'arte, e così c'ha le rubriche sui giornali, le cattedre all'università, poi lo fanno entrare probabilmente dal portone invece che dalla porta di cucina nei parti. Insomma, poi probabilmente la differenza tra arte e non arte è che l'arte costa più cara, insomma, non so, quindi c'è tutto un lavoro per fare in modo che questa etichetta venga messa anche sopra le fotografie, così la possiamo finalmente vendere cara, no? Ma lei poi per me è un po' difficile, perché in un certo senso tra quello che ha detto lei e quello che ha detto Sozzas soprattutto, ma anche Franco, perché ovviamente nonostante tutto siamo quasi d'accordo. perché è stata, lei ha detto, forse si offenderanno le persone che sono a questo tavolo, perché lei ha detto che una delle componenti fondamentali della fotografia è il caso. Ora, si figuri che io considero il fotografo una specie di toreador del caso. Io penso che il caso sia la materia prima della fotografia, quindi si figuri se io posso offendermi di una cosa di questo genere, no? E poi Sozzas è stato straordinario, perché la prima parola che ha detto, insomma, parlando di fotografia, è stata la parola morte. E si può parlare di fotografia senza parlare del caso e senza parlare della morte? Sono le due materie prime della fotografia, insomma. E poi Sozzas ha detto quasi tutto lui, ci sono delle cose che si possono dire solo con la fotografia. Ecco, questo è il punto. Mi era stato detto che io avrei dovuto essere una sorta di testimone della fotografia, di quella branca della fotografia, di quel modo di fare fotografia che si chiama reportage. E lui ha citato il Vietnam, ma si potrebbe anche dire quello che succede sotto casa, no? A condizione che l'immagine con cui se ne rende conto, che è frutto di questo incontro tra il caso e la consapevolezza, diciamo, no? Il caso obiettivo, come dicevano i surrealisti. Si può dire solo con la fotografia. In questo senso io considero, come diceva il presidente dell'Iraq, che il reportage è la madre di tutte le fotografie. Io penso che non ci sia fotografia che sia fotografia e che quindi sia, come dire, legata all'innovazione che il linguaggio fotografico ha portato nella cultura occidentale, perché
bisogna dire questo, cioè si fanno immagini da tempo immemorabile, dalle caverne sino, però con la fotografia c'è stata una maniera di fare le immagini che non si poteva fare prima. C'era l'ambizione, insomma, se uno pensa a Vasari, si potrebbe pensare, secondo il punto di vista di Vasari, ma anche secondo il mito fondatore della pittura, il famoso dipinto di uva che ingannava gli uccelli, che il compito della pittura fosse stato quello di restituire un'immagine che fosse talmente vicina alla verità da ingannare addirittura gli uccelli, no? E Vasari pure parla di un progresso, no, nella pittura, perché adesso con la prospettiva si renderanno le immagini più realistiche, no? Come se le immagini egiziane oppure quelle bizantine non avessero dignità perché mancavano di questa di questo realismo. Con la fotografia, in un certo senso, si è fatto carico, a causa del fatto di essere figlia della borghesia e dell'epoca della scienza, di questo fardello che è stato il fardello della rappresentazione. Quindi si è messa nella condizione di essere testimoniale sempre, no? Quando lei parlava prima di tutte le tecniche, degli approcci, delle cose, dei viraggi, delle doppie cose, eccetera, eccetera, queste cose, io mi ricordo nel testo di Steiner, credo, sulla subiettiva fotografia, lui fa tutto un elenchino delle cose che fanno la fotografia moderna, la fotografia d'autore, la fotografia d'arte già allora, quella creativa. E poi fa l'elenco e sembra un ricettario di cucina, no? Per cui la fotografia, se è fatta con le sovrapposizioni, allora è arte, se è fatta con le solarizzazioni, allora è arte, se è fatta con le sfocature, allora è arte, se è fatta con le cose, allora è arte, se no è puro documento. Ora, siccome io invece ambisco ad una, diciamo così, ad un linguaggio che abbia il massimo di trasparenza, diciamo, per rapporto al soggetto, che io considero essere il protagonista, come dicevamo, il caso, il famoso caso, no? Il quale caso naturalmente si articola misteriosamente poi in questi incontri che poi sono nella ripetizione del tipo di incontro probabilmente che sta l'autore. Io non ho visto, purtroppo, e mi piacerebbe molto vedere quella sua fotografia del binario al crepuscolo, e siccome ho molta stima del suo senso estetico, sono convinto che è un capolavoro, sulla fiducia. Il problema è questo, che lei, oltre a avere prodotto un capolavoro con la macchina fotografica, sarebbe un grande fotografo se ne avesse prodotte una dozzina e ce le avesse mostrate. Quindi, in un certo senso, la fotografia rispetto ad altre cose, qualcuno dice che sulla legge dei grandi numeri, se diamo una macchina da scrivere oggi probabilmente un computer ad una scimmia, nel tempo infinito scriverà la Divina Commedia, però dovremmo metterci pazienti ad aspettare che questo avvenga. Mentre se noi diamo una macchina fotografica a una scimmia, non è escluso che faccia un capolavoro, anche a breve termine. La cosa che è abbastanza difficile è che riesca a produrre un'opera come quella di Sander o di Cartier-Bresson o di Nadar. Quindi il problema è che si tratta di avere una grande fortuna, si tratta di esercitarsi, secondo lo spirito zen, ad incontrarlo questo caso. Poi il fotografo non fa nient'altro che essere lì. In un certo senso, il gesto stesso del fotografo non è un gesto del fare. Io sostengo sempre, citando il mio maestro Cartier-Bresson, che le fotografie non si fanno, le fotografie si ricevono. Tant'è che il gesto del fotografo consiste nello spingere un bottoncino che apre una finestra per una frazione di secondo, quindi uno riceve una cosa che ha incontrato. Allora si potrebbe dire che un grande fotografo, secondo quell'accezione della fotografia che a me interessa e che penso essere quella cosa che, diceva Sozzas, si può dire solo con la fotografia, perché poi ci sono tante altre cose che sono pure fotografia, ma che probabilmente si potrebbero dire anche in altri modi. Ci sono tutta una serie c'è tutta una importante fotografia contemporanea che è una sorta, molta fotografia concettuale, per esempio, che è qualche cosa di sintesi tra il discorso pittorico e il discorso letterario.
E allora questa sintesi è straordinariamente interessante, però io penso sempre che mi interessano di più quelle cose che si possono dire solo con la fotografia, perché penso che è uno strumento che ha un grande campo di indagine davanti a sé e che vale la pena di dire quella cosa che col tuo linguaggio si può dire, piuttosto che dire col tuo linguaggio una cosa che è già stata detta o che si può dire con un linguaggio altrui. Ecco, questo grosso modo quello che volevo dire. Grazie per l'appassionato intervento di Sanna, col quale sono d'accordo soltanto in parte, ossia d'accordo per quello che ha detto rispetto al reportage. Anzi, diciamo, probabilmente dobbiamo fare una distinzione in due campi. Il reportage è certamente una delle, o forse la più importante funzione della fotografia. Prima non era possibile, oggi è possibile. E ci permette di conoscere una realtà che altrimenti non conosceremmo. Quindi forse la vera fotografia è il reportage. Però esiste l'altra fotografia, quella per esempio dei paesaggi di Fontana o delle fotografie ambigue di Gatel, che non è reportage, che è qualcosa di diverso, che però è fotografia anche quella. Quindi possiamo dire non si può dire che la fotografia sia solo reportage, non si può dire che la fotografia sia solo manipolazione dell'immagine attraverso l'obiettivo. È una cosa e anche l'altra. Però non c'è dubbio che il reportage è stata l'unica vera cosa che la fotografia ha reso possibile e che prima non esisteva. Scusi, finché non è venuto poi un pletorico parlatore, però non vorrei, perché siccome ci sono altri interventi e chi lo sa poi se ce ne sarà un altro giro, e non vorrei poi dire una cosa ovvia, quando io parlo di reportage non intendo parlare di quella, diciamo, branca della fotografia che implica la fotografia del Vietnam o quella giornalistica. Cioè io penso che quando dico reportage intendo dire quella funzione della fotografia per cui anche la fotografia di una mela su un tavolo è reportage, e che anche la fotografia di Franco Fontana, quando, come nella maggior parte delle fotografie di Franco Fontana, è soltanto selezione di una parte del mondo. Poi si può discutere se lì non ci sono influenze visive che vengono dalla pittura piuttosto che altre cose, però ma questo vale anche nel reportage, sa? Ci sono delle fotografie che sembrano dei Rembrandt o che sembrano Donald McCallin tornando da Libano ha detto: non è colpa mia se lì c'era la luce di Goya. Ma il fatto è che lui se la porta in tasca sta luce di Goya, perché ce l'aveva in Libano, ce l'aveva in Vietnam, ce l'aveva in Africa, quindi è la sua maniera di guardare le cose. Dico reportage in questo senso, nel senso di una fotografia che si pone come linguaggio di questo incontro tra il tempo e lo spazio. Tutto. Per me rimane tutto difficile, perché stavo ascoltando quanto è stato detto, e siccome io di fotografia lo dico spesso, ma ecco, già sento lamentarsi che di fotografia non ne mangio niente, non ne capisco niente, anche perché non... No, sembra che sia chissà quale cosa, non so, questi problemi, se arte, non è arte, da che parte cammina, che parte va, chi produce, chi fa... Almeno per me è così, forse sono un grosso ignorante, non mi sono mai preoccupato da che parte va o cosa faccio, perché in fondo faccio me stesso sempre, comunque spero di durare così in eterno e per tanti anni ancora, quindi che mi dà sempre l'idea di camminare per altre strade, che forse non è la stessa strada di fotografi, o forse è la stessa che io non riesco a capire, anche perché... ho iniziato a fotografare per caso, non mi sono chieste tante cose, anche perché non sapevo cosa chiedermi, non avendo mai fotografato.
E poi la prima cosa che ho chiesto era qualcosa a me stesso, che cosa volevo, che cosa cercavo. Allora io così piccolo, uomo così piccolo in un mondo così grande, volevo cercare di capire apposta, partendo da me e andando a dar fastidio dove il mondo si allargava, come dicevano loro, si allargava il caso, si allargava tutto, però allo stesso tempo non si allargava niente perché ero io, no, che leggendo delle poesie, io interessandomi di cose che prima non mi interessavo, io che mentre ricordo stavo facendo una storia d'amore di due amanti e la sera, il sabato, nella curva di un giardinetto ho visto un fiore e mi sono soffermato a lungo perché era in un angolo e così bello e chiedevo come ha fatto a vivere con la gente così cattiva, no? Che, e nessuno l'ha tagliato, perché io sono contro anche chi vende i fiori, che li taglia, che li uccide, quindi ci ho parecchi nemici forse. Ma questo, al mattino dopo avevo un incontro con questi due ragazzi di Un uomo e una storia d'amore che non mettevo lì. E aggiustavo le cose, dicevo dove andate domani mattina, che è domenica, ci vediamo qui, e sono andato in questo posto, in questo giardino dove loro si ritrovavano, e nella curva, curvando nel giardino, ho visto questo fiore piegato, e io sono stato così male, e qualcuno penserà che non sono l'uomo, ma io posso anche testimoniare, ci vuole poco a guardare, a fare le prove, insomma, che queste cose, insomma. E sono stato male, e quel giorno mi ricordo ho fotografato la stessa cosa, gli stessi innamorati, la stessa voglia, perché quando loro si baciavano avrei dato un cazzottone al fidanzato per poterla baciare io quella donna, io ho visto che provavo le stesse cose, ma mi chiedevo nella mente, così mi passavano ben altre cose, no? Come tutte fragili, come tutte veloci nella vita. E quindi parlare per me di fotografia è una cosa sempre difficile, perché l'ho spiegato più volte e quindi spero di spiegarlo anche perché vorrei imparare a memoria questa cosa che è importante. Per me c'è una cosa che sta di fronte, che chiamano oggetto, soggetto, adesso io non ho mai capito cosa vuol dire, però oggetto, e poi non c'è più niente all'infuori della mia interiorità, quella cosa che sta dentro che ancora non ho capito che cos'è, perché non ho mai capito, buono, non so, però so e sono sicuro che non esisto io come uomo, come non esiste la macchina, e tantomeno non esistono i problemi se è arte, realismo o non è realismo, anche perché io e dico sempre che sono un realista, come faccio a non essere realista, che riporto, no, sull'immagine tutta la realtà che mi passa di fronte, che naturalmente mi tocca, mi emoziona, quindi riporto, rubo qualcosa in cambio di quello che porto via, gli do la mia attenzione, quindi la ripago subito con la scelta che ho fatto, quella cosa e non l'altra, quindi ho ripagato tutto quello che da me ho portato via. E allora dicevo, come faccio a parlare di fotografia se mi chiedo un'infinità di cose, iniziando dal paesaggio, che la fotografia potrebbe sembrare più sciocca e più stupida, però la fotografia è tutto uguale, cioè quello che è più importante e meno importante, ognuno dà quello che ha, ognuno dà per quello che il posto dà, le condizioni danno, non so, queste cose. Però pensare, almeno i primi miei paesaggi, pensare che c'è una cosa che sta avanti a te, che è così grande, immensa, bella, e trovarti, come è successo a me all'inizio con altri fotografi, io mi fermavo, tiravo fuori il cavalletto, allora usava a darsi forse importanza, sembrava di essere più bravi col cavalletto, lo usavo anch'io, e gli altri dicevano, ma perché hai fatto? Non c'è niente, non c'è niente, vabbè, non c'è niente, io se è una cosa che mi dà una grossa emozione la voglio portare a casa, la voglio rubare, allora quella cosa che io ho fotografato non è il paesaggio che poi vedono gli altri e Dio, è stata quella cosa grande che invece ho conosciuto dal primo paesaggio. Questo rubare, questo portare via l'immagine, no? E accorgerti che è rimasta ancora lì, non è portato via niente. Allora cosa ho portato via? Ancora là? E io me la trovo nel sviluppare che cresce e lievita sotto i miei occhi ed è bellissima. E io non sapevo che questa è una cosa, potrebbe sembrare sciocca, estetica, non so che cosa, però io non sapevo che ritornando il paesaggio era cambiato, non avevo tenuto conto, come cambia l'uomo, cambia la terra, tutto cambia, tutto muta, no? È tutto dall'idea del tempo, lo spazio, il tempo, la luce, queste cose magiche che ho imparato a conoscere attraverso la fotografia. E sin dall'inizio ho fotografato un paesaggio volutamente. Ogni anno sono andato a trovare questa terra, come sono andato sempre a trovare
le cose che ho fotografato, perché per me erano dei figli, quelli che mi hanno dato delle grandi emozioni o dei grandi dispiaceri, ma erano comunque figli, che importanza aveva poi questo. E nel tempo mi sono accorto che anche la terra muore, come muore l'uomo, e siccome le mie prime foto erano fatte all'ospizio, la mia paura di invecchiare, fortuna che ancora sono giovane, ma quella paura ce l'ho comunque, non so perché non mi ha mai lasciato. Allora, vedendo l'uomo come muore e vedendo la terra come muore, ecco, io adesso non voglio spiegare altre cose, ma certo lo stato d'animo di un fotografo non è... non sale alle stelle, però è importante perché proprio perché ti chiedi un'infinità di cose. In sostanza, che cosa fotografa Giacomelli? Giacomelli non è che è un gran fotografo, non lo scrivono, ma grazie a Dio Giacomelli ci ha mai creduto, ma questo proprio perché non è importante. A Giacomelli piace pensare, Giacomelli fotografa solo i pensieri, se ne frega se scrivono bene o male, se scrivono bene lo benedico, se scrivono male lo maledico, ma tutto rimane come prima, cioè potete loro, io non ho nessuna colpa, vado avanti così, ma mica perché è colpa di chi scrive male, forse è colpa mia che non sono riuscito ad esprimermi, ma forse anche colpa che la fotografia va letta e bisogna saperla leggere, e a volte non è la colpa di chi scrive il libro, è la colpa anche di chi legge il libro, che è distratto, che non si accorge di tante cose e dice questa fotografia la sapevo far meglio. Io ne sento dei cazzate, un'infinità di queste espressioni, no? Cosa vuoi capire di fotografia? Io quanti anni è che fotografo? Sono cresciuto con la fotografia e dico tutt'oggi ancora non ho capito niente, perché non ho capito che cosa si deve realmente capire. Un fotografo cosa deve capire? Io ancora non ho capito. È stato bravo Sian, come è stato bravo Fontana, come io ho conosciuto, non so neanche noi perché non so dire, quel nome, io dico sempre Suz, no? E allora, siccome in dialetto me lo ricordo, non, mi dispiace, però ho visto le sue immagini, che erano ad una bellezza impossibile, ha messo una seggiola da una parte, vuoi vedere, mettiamo verso la collina, vuoi vedere la collina? Ha messo la seggiola verso la collina, vuoi vedere il mare? Ha spostato la seggiola verso il mare. Io ho detto, ma chi è? Questo è un genio, puttana Eva, io non ho capito niente, per davvero, ma io ci credevo perché per me era bellissima. Vedi, anche questa che può entrare, secondo i grandi critici, io sono un povero ignorante, dalla parte dell'arte concettuale, della fotografia concettuale, per me è una fotografia fatta da un genio, no, come quella di Sciano, come quella di Fontana, che hanno avuto fortuna, è vero, ma la fortuna non esiste se non te la meriti, no, è vero che il fotografo deve essere là, se vuol fotografare è naturale, però può essere anche qua, mentre lui è là io fotografo qua, quindi non mi fa neanche concorrenza, non è che, quindi dove sei, l'importante è avere qualcosa da dire, e l'importante è essere capaci ed essere onesti con se stessi, perché in fondo se è vero che dicono fotografare cosa ci vuole, no? Schiacci un pulsante, va bene, schiaccialo anche tu, se è così facile, no? Capito, no? Però allora ti accorgi come è difficile, e io più sono andato avanti e più sono andato indietro, perché, ritorno a ripetere, io ci ho sempre capito meno con la fotografia, però benedico chi l'ha inventata, e sono sicuro, siccome io racconto delle poesie, neanche le poesie, non illustro mai perché mi dà fastidio la parola illustrare, non so cosa vuol dire, non voglio imparare mai, però racconto tutte le emozioni che il poeta mi ha dato, per me è bellissimo, perché... Prima di tutti sento lui vicino e mi sento più forte. Non sembra una cavolata, ma le cose scritte dai poeti sono di una bellezza impossibile, che nessun altro è capace mai di scrivere. Allora mi faccio amico il poeta con le sue parole, con le sue espressioni, e esco per fotografare. Non alla lettera di quello che il poeta dice, ma con lo stesso animo, con la stessa tensione, con la stessa onestà del poeta. E io so che molti dicono cerco, io non ho mai cercato niente perché finora non ho perso niente, le chiavi così, però le ho rifatte di nuovo e quindi non è il problema. Io so che tutto esiste, basta trovarlo, e se il poeta ha trovato le parole giuste, io prendo i miei spazi, rimango più piccolo, più lontano, ma voglio i miei spazi per trovare anch'io. Come lui ha trovato le parole, io voglio trovare le immagini che non dico possono avere la stessa forza, ma da parte mia l'ambizione che non siano solo cose che documentano così, che possono fare tutti, ma qualcosa che come se fosse mio compito fare, cioè non so neanche come si deve dire, come si può dire, insomma,
perché quando io fotografo il paesaggio inizio sempre col paesaggio, non perché l'amo di più, amo tutti, tutte le cose che ho fatto, non ho mai detto che sono belle, ma non dirò mai che non le ho amate, quelle che non le ho amate le ho distrutte prima anche di stamparle, perché è così difficile fotografare, è inutile che dicono, scrivono, tutto quel che vogliono, ma è così difficile fotografare facendo delle cose che tu senti realmente, senza tener conto che gli altri ti dicono che sei bravo, sei moderno, a me di queste cose non mi frega un cavolo, ma di fotografare con onestà, nel senso adesso parlo e perdo il filo del discorso e sto parlando, cerco da ritrovare il filo, però per me era importante, ecco la cosa importante. Dicevo, il paesaggio sin dall'inizio mi ha insegnato, mi ha detto una cosa importante, che non ero io che avevo scelto il paesaggio, ma era il paesaggio che aveva scelto me. E questo ci ho sempre pensato, perché essendo con altri, e gli altri non si accorgevano, vuol dire che lui conversava con me e non con gli altri, quindi lui ha scelto me e non io ho scelto lui. E così spero che è stato sempre nella vita in queste cose. Forse sembra che io in fondo non ho fatto niente, ma cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare? La cosa importante secondo me è capire, e capire è così difficile nella vita. Basta. Ringraziamo Giacomelli per questa interessante interpretazione, diciamo, del sentimento nella fotografia, e forse invece quella di Gastel si potrebbe dire l'intelletto nella fotografia, ossia una fotografia che è rivolta soprattutto a ricercare l'aspetto concettuale e traslato. Ma intanto mi sembra di intuire che insomma la fotografia è davvero una grande madre che partorisce figli molto diversi uno dall'altro. Io per esempio faccio fotografie sostanzialmente perché non ho capito un accidente della realtà, insomma di quello che succede fuori ancora proprio mi sfugge, non ne capisco le regole, e la fotografia mi dà una possibilità in più straordinaria, che è quella di umilmente cercare di ricostruire una piccola vita tutti i giorni con un secondo delle regole che detto solo io, diciamo. È un po' arrogante come presa di posizione, però credo che sia un po' così. Questo mezzo che sembra riprodurre la realtà, in realtà non la riproduce per niente. Cioè, se voi fate una fotografia e la confrontate con la realtà, vedete che già il mezzo trasforma il fotografato in un'altra cosa. Poi c'è il problema della immobilità, insomma ce ne sono molti, però la cosa che a me attrae particolarmente è questa trasformazione, insomma, della realtà, quest'altro occhio. Io in più faccio parte del mondo della moda, che è un mondo vertiginoso come ritmi, la produzione nostra di fotografie è terribile, noi produciamo 10-15 fotografie al giorno, siamo chiamati appunto a disegnare un mondo che è un mondo parallelo, che è un mondo falso anche, ma insomma un mondo di riferimento, di miti, di cose di questo tipo. Il punto, diciamo, che a me affascina particolarmente è anche la ricerca appunto della, come posso dirvi, quella che Barthes chiama la... Insomma, Barthes dice che noi fotografi siamo più che degli artisti, e sono abbastanza d'accordo, dei giocatori. Cioè noi passiamo il tempo a giocare cercando i limiti del nostro sistema. Come un giocatore cerca i limiti del sistema roulette, un fotografo cerca i limiti del sistema fotografia. E io mi ritrovo molto in questo. Nel senso che, secondo me, si può chiedere alla fotografia moltissimo se si continua a considerare che il materiale fotografico, che è di per sé veloce, può essere di nuovo rielaborato, ritrasformato. Io lavoro moltissimo, per esempio, in duplicazione, in... Shanna mi ammazza, ma anche questa, secondo me, è fotografia. Poi ci sono volte invece in cui l'interpretazione è già di per sé straniante, basta l'inquadratura, basta il tipo di illuminazione, basta il tipo di visione, voglio dire. Però personalmente amo appunto questa capacità di vedere altre cose, che invece è abbastanza vicina anche a quello che diceva Ferdinando. E
il senso di miscela dei linguaggi io lo trovo molto affascinante e penso che lo stesso resti fotografia. Per quanto riguarda il problema dell'errore, che a me affascina moltissimo, credo che la differenza sta nella codificazione dell'errore, voglio dire. Uno può fare una meravigliosa fotografia, però effettivamente il discorso di poter ripetere questo. Io penso tra l'altro che l'errore sia lo stile, cioè ognuno di noi se lavorasse secondo le regole fisse del Feininger produrremmo tutti la stessa immagine, invece questa capacità di vedere l'errore, di trasformarlo in regola che secondo me determina lo stile personale. Per quanto riguarda poi il fatto che questo sia arte, lapsus freudiano, sia arte o non arte, devo dire che è un problema che io personalmente non mi pongo molto. Io davvero faccio fotografie perché è l'unica cosa che so fare, perché ho una grande necessità fisica di produrre immagini, forse di produrre immagini per, come dicevo, ridisegnare una parte di realtà che mi assomigli. Però questo discorso dell'arte penso che è un discorso da fare a posteriori, insomma. Io faccio dei punti ogni tanto anch'io su quello che ho fatto per vedere se da questa grandissima davvero produzione di immagini qualche cosa supera già, e mi accontento di questo, il muro del tempo, voglio dire, se una mia immagine creata per un uso, come sapete per esempio le immagini di moda hanno un tempo di lettura medio di 2 secondi, cioè io lavoro per una lettura della mia immagine che dura 2 secondi, allora se la mia immagine riesce a durare 6 mesi, per me è già un enorme successo, non mi pongo il problema se durerà per l'eternità, insomma. La cosa che forse ho notato, conoscendo per fortuna mia molti maestri nella vita, è che è forse quello che per me è davvero la differenza tra un autore e un fotografo, più che nelle opere è nel rapporto che gli autori hanno con le loro opere, cioè secondo me i grandi non hanno diaframmi tra la loro vita e la loro opera, non fingono mai di essere qualcos'altro, sono esattamente come la loro opera. I mediocri invece, quando fotografano, diventano un'altra cosa, giocano al fotografo, giocano a essere una cosa che non sono. Io ho notato sempre, per la mia esperienza personale, che invece la salvezza di un autore è la sua estrema sincerità, e che permette all'opera di non essere mai volgare. Io trovo che un esempio molto chiarificante in questo senso è per esempio Robert Mapplethorpe. Mapplethorpe che tratta argomenti terrificanti, che se io dovessi spiegare a una mia fidanzata sarei terrorizzato, in realtà secondo me non è mai volgare, perché c'è una tale identità, c'è una tale sincerità tra quello che lui è dentro il cuore. Lui parla di se stesso, poi i metodi, le tecniche, i formati, ma chi se ne frega, voglio dire. Tutto va bene, una fotocopiatrice è una macchina fotografica, tutto è fotografia, quello che produce immagini meccaniche bidimensionali, chi se ne frega poi se io fotografo in banco ottico, quell'altro fotografa in elettronica, questo non è secondo me il confine è la sincerità, è la visione del mondo, io non amo la vita e me la ricreo, uno la ama e la guarda con occhio diverso, secondo me solo nel sentimento che produce opere c'è la differenza tra un autore o un mediocre. Tutto qua. Allora, Bert, you want to say something? I will say that I'm very happy to be last because I feel everything has been very nicely handled. Beh, devo dire che sono molto contento di essere l'ultimo perché penso che tutto si sia parlato di tutto in maniera molto buona. My brief opinion, because nobody really understands English. Anybody understand English here? C'è qualcuno? Well, my brief opinion is that photography is not art. But
that is the challenge, to use it as a tool and to turn it into something artistic. La mia opinione è che la fotografia non è arte, ma è una sfida. È una sfida e bisogna usarla come un mezzo per arrivare a qualche cos'altro, a qualcosa di artistico. And I'm happy to be here because I think everybody looks like an artist who's been talking, and that is a very important point. Sono molto contento di essere qui perché tutti quelli che hanno parlato comunque hanno l'aspetto degli artisti e questo è già molto molto importante. I was just thinking of Picasso's quote. Sorry. Don't forget what Picasso said when they're having an argument about art. He said, "Look, the art, it doesn't make any difference. The only thing that matters is the person himself. What he leaves behind are but poor and shabby things." Non dimentichiamo che cosa ha detto Picasso durante una delle litigate sull'arte. Lui disse: guardate, quello che veramente importa è la persona umana. Quello che poi lascia sono delle povere squalide cose. I know that lost in translation, but anyway. The last thing I'll say is that I think the individual nervous system is the key, and everything that one does in life has to be individual, and we're lucky to have nervous systems that are so complex and inherited over evolution for such a long time that we can develop and express and communicate individually. E quello che veramente conta è comunque il sistema nervoso individuale. Siamo molto fortunati di avere un sistema nervoso così complesso, perché è nato così tanti anni fa, che possiamo veramente esprimere individualmente, possiamo esprimerci come individui. And I could say that my favorite photograph in this Palazzo Reale, where I have some things, is an ERM or an X-ray taken from inside, and I forgot the name of the photographer, but it's actually more interesting than anything I've seen in a long time. IRM or MRI, I don't know what you call it, but it's done by atomic science, photographing protons reflected. MRI, it's really, really good. And I think we have to bow our heads to technology because that's great. Thank you. Vabbè, se volete vi traduco, dice che la più bella fotografia, secondo lui, che ha visto nel Palazzo Reale, dove tra l'altro ha una sua mostra, è un, aiutatemi voi, è un X-ray o un, come si chiama? IRM, che è praticamente una foto di dentro, e quindi sarà una fotografia a raggi X. What's the last thing you said? MRI. Yeah, but after that, you said something. Well, there's one photograph of a Maasai with an arrow through his head, and when you see the X-ray, this arrow going right there, and by the way, they took it out, and he was perfect. Poi c'è una fotografia di un Maasai che c'ha una freccia che va dentro al suo cervello, e poi quando gliel'hanno tirato fuori sembrava stare bene, quindi. That's got to be it. That's got to be it. But any questions, we'd love to answer. Domande. Allora, se qualcuno vuol chiedere agli amici qui presenti altre spiegazioni sulla loro opera, se no chiudiamo ringraziando tutti, compreso il pubblico.